mi ha chiamato a casa. Che cosa può fare una ragioniera che abbia amore per il bello? Io alla fine mi sono risposta l'estetista. Il fard, l'ombretto e la lampada, attrezzi per il bello. Giorni fa mi ha chiamata a casa sua una giornalista che conduce il telegiornale delle 13. L'ho truccata come se in onda ci dovessi andare io. Che cos'è questo? Amore per il lavoro o amore per chi ha bisogno del mio lavoro? Sinceramente non so rispondere. Forse è amore e basta. Commento. L'amore per il bello è una condizione che ci portiamo dietro da vite precedenti. Come la predilezione per un'arte rispetto ad un'altra, è inserita nella nostra memoria evolutiva. Questo significa che se un individuo è stato, ad esempio, culturalmente molto attivo nell'Ottocento, prediligerà una cultura, mentre se lo è stato nel Quattrocento, ne prediligerà un'altra. Così, se in una vita precedente il nostro desiderio era quello di contemplare la realtà attraverso la musica, nella vita attuale prediligeremo la musica rispetto alla pittura o alla scultura. E ancora, se un artista sente che il messaggio che vuole dare è in sintonia con un determinato artista, quella sintonia è provocata dalla vicinanza del sentire dei due artisti. Questa vicinanza provoca una simpatia e quindi un sentire insieme. Per lo stesso motivo, prediligiamo un autore piuttosto che un altro.